Una maglietta potrebbe tutelarci dai rischi sul posto di lavoro. Come? Grazie alla tecnologia. Professoressa Sarto, che cos'è SenseRisk? SenseRisk è un progetto svolto in collaborazione con INAIL, grazie anche a un finanziamento di INAIL, che coinvolge Sapienza, Campus Biomedico di Roma, Scuola Sant'Anna di Pisa, Università di Pisa, Fondazione Dognocchi, e ha sviluppato una maglietta intelligente, sensorizzata, per i lavoratori. Quindi un wearable, quelle che si chiamano indossabili. Che cos'ha di diverso dagli altri però? Integra una piattaforma di sensori per consentire una valutazione multiparametrica, multisensoriale dello stato di affaticamento e dell'eventuale rischio del lavoratore. Questi sensori consentono di fornire informazioni sulla frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, movimento, sudorazione, parametri esterni come temperatura, ad esempio, umidità esterna, ma anche esposizione al rischio chimico o ad agenti biologici. Quindi parametri interni del lavoratore e di ambiente. Esatto. Tutti questi sensori quindi colloquiano con una piattaforma attraverso un cloud che poi si collega con lo smartphone e attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale stimano il rischio del lavoratore ad eventuali possibilità di infortunio o anche a problemi di salute. Professor Schena, come funziona l'algoritmo di SenseRisk? In sostanza questo algoritmo riesce ad elaborare le informazioni fornite da 4, 5, 6 sensori a seconda dell'applicazione di interesse e ad estrarne le informazioni utili e da un secondo passaggio utilizzare queste informazioni per fornire un indice di rischio. Fattore di rischio che non vale per tutti, perché un indicatore 50 per me può valere una cosa, per lei magari no. Assolutamente sì, deve essere personalizzato al soggetto che sta indossando il sistema indossabile e alle sue condizioni di salute, alla sua baseline. Di partenza, quindi. Perfetto. Fabrizio, eccola qui, indossata e non. Il nostro primo prototipo di maglia intelligente, diciamo. Questo è il backstage, dimmi dove è la tua maglia, Quindi questi sono i quattro sensori serigrafati direttamente sul tessuto. Okay, lavabili. Lavabili, assolutamente. Mentre invece all'interno troviamo il sensore che va a contatto Eccolo con la qua. Pelle per l'ECG. Che è qua sotto. Che è qui sotto. Mentre invece tutta la parte di contattazione dei sensori serigrafati li troviamo qui e con dei fili e quindi un cablaggio interno abbiamo diciamo nella parte frontale la parte elettronica che viene montata direttamente, quindi l'elettronica è plug-in, può essere montata e smontata quante volte okay. vogliamo e la maglietta quindi è lavabile tutte le volte che è necessario. Perfetto. Cosa serve per vedere questo prototipo addosso ai lavoratori? Il prototipo è pronto, perfettamente funzionante, serve la fase di certificazione, diciamo 6 mesi. E ce la potremmo fare. Quindi siamo pronti? Siamo pronti, digital sì. Sul pezzo, ci siamo. Sì.